Ed eccoci qua, lo dicevamo ancora già prima, derby, ancora un derby, davvero tanti quest'anno in questo girone T di seconda categoria. Qui siamo sul campo di Caprioli dove si gioca Pisciotta Capopalinuro. Pisciotta ultimo in classifica, vediamo schierarsi in campo in completa tenuta verde, dalla parte opposta il Capopalinuro con la tradizionale casacca azzurra e come tutti i derby che si rispettino, le sorprese non sono mancate. E inizia la gara, passano appena 20 secondi e il Pisciotta va in vantaggio. La palla che viene recuperata da Mautone, vede libero sulla sinistra Cutrì, vediamo il lancio su Cutrì che effettua un tiro cross verso la porta avversaria con il pallone che si insacca, c'è cioè un malinteso tra Tancredi e Ramondo, la palla che si infila in rete. Un avvio davvero inatteso, questo, rivediamo il tiro cross di Cutrì, indecisione però della difesa del capo Palinuro tra Ramondo e Tancredi, e dunque dopo 20 secondi appena di gioco il Pisciotta passa in vantaggio con questa rete del numero 11 in maglia verde e naturalmente il capo Palinuro si porta immediatamente in attacco e la prima conclusione verso la porta avversaria è di granito con questo tiro dalla distanza che termina di poco alto. Al dodicesimo arriva il pareggio, Enrico lancia questo pallone al limite dell'area, c'è un rinvio corto del difensore Tancredi del Pisciotta, palla sul sinistro di Calmardella che prende la mira e realizza un gol strepitoso, sinistro micidiale di Calmardella che da una ventina di metri trova l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere. Dunque al dodicesimo minuto porta il risultato sull'1-1, Calmardella dunque pareggia con un bel sinistro da fuori area. Al quindicesimo minuto c'è un calcio di punizione di granito, si inserisce Gargano Luca di testa, ma la palla termina di poco a lato. Al ventiduesimo minuto si rivede in attacco il Pisciotta con questa azione sulla destra di Blasi che supera tre avversari, ma dal limite dell'area calcia alto sulla traversa. Il Capopalinuro cerca la rete del vantaggio, ma dobbiamo dire che spreca davvero l'impossibile. Recupera palla Granito, passaggio in verticale per Serva che solo davanti al portiere manda la palla alta sopra la traversa. Alla mezz'ora Cammardella pesca ancora Serva in piena area di rigore, supera anche il portiere, ma tira incredibilmente oltre la traversa a 3 metri dalla porta. Ma il gol del vantaggio arriva al 34esimo, dalla bandierina Granito, sul primo palo si inserisce di testa Gargano Andrea che anticipa tutti e mette la palla in rete. Grande opportunismo di Gargano Andrea che porta dunque il vantaggio il Capopalinuro al 34esimo minuto del primo tempo con questo colpo di testa sotto rete. Ma gli attaccanti del Capopalinuro sprecano davvero troppo, come in questa occasione Cammardella mette un pallone d'oro al centro, si inserisce Merola che a pochi passi dalla porta manda ancora il pallone alto sulla traversa. 38esimo, c'è un rinvio del portiere del Pisciotta, colpo di testa di Granito a centrocampo, palla su Serva che entra in area e per 2 volte trova l'opposizione del portiere del Pisciotta che devia poi in calcio d'angolo. 41esimo minuto, cross di Enrico dalla sinistra, ancora Serva davanti al portiere, cerca il colpo morbido, ma c'è la bella risposta dell'estremo difensore del Pisciotta che mette in angolo. Dalla bandierina batte Cammardella, colpo di testa, botta sicura di Gargano Luca, il portiere si trova praticamente la palla tra le mani e rinvia. Insiste ancora il Capopalinuro, questa volta è Serva a mettere la palla in mezzo, testa ancora di Gargano Luca che supera il portiere, ma proprio sulla linea salva Mautone. Ora con le immagini passiamo al secondo e vediamo ancora l'azione del Capopalinuro, c'è cioè un'altra azione da gol sprecata dagli attaccanti del Capopalinuro. Immagini dunque che si riferiscono ora alla ripresa e dopo tante occasioni sprecate dal capo Palinuro, al primo affondo il Pisciotta trova il gol del pareggio. C'è un calcio d'angolo battuto da Percopo, si inserisce di testa Cutrì che anticipa, ecco rivediamo intanto la ripresa del gioco, ecco il calcio d'angolo battuto da Cutrì, anzi da Percopo, si inserisce sotto porta Cutrì che anticipa l'intervento di Tancredi e mette la palla in rete, grande gioia per il numero 11 del Pisciotta che firma dunque una doppietta, sceglie bene il tempo, Cutrì colpisce di testa, dunque pareggia.
per il Pisciotta e siamo al 22esimo minuto del secondo tempo. Naturalmente da questo momento in poi si gioca ad una sola porta con il capo pallone che mette davvero in campo tutte le energie per portare a casa la vittoria. 28esimo, Cammardella lancia su Pepoli che dal limite dell'area sfiora il palo alla destra del portiere del Pisciotta. 32esimo, c'è un'azione sulla sinistra, palla che arriva su Serva che gira a rete ma il portiere è ben piazzato e riesce a deviare. Andiamo poi al 40esimo, c'è un colpo di testa di Serva, vediamo l'azione del capo palinuro, poi è Merola a trovarsi in buona posizione ma calcia ancora alto sulla traversa. E quando ormai sembrava che la partita fosse incanalata sul risultato di 0-0, di parità 2-2, arriva un'autentica perla di granito, uno di quei gol da antologia. Avete visto il stoppato di petto e poi di destro ha messo la palla dove il portiere avversario non poteva più arrivare. Rivediamo, ecco il passaggio di Gargano, ferma di petto, poi di destro, bellissima la battuta di granito e al 94esimo dunque il capo palinuro trova il gol della vittoria sul campo del fanalino di coda Pisciotta, che dobbiamo dire si è battuto e comportato davvero molto bene. Questo fa onore al calcio, ci riallacciamo a quello che diceva prima Marcello Vaccaro, che le partite si devono giocare sul campo al di là della posizione che si occupa in classifica.